elicottero. Gabe, Liam, ho intercettato un messaggio radio di Archer. Vi metto in collegamento. Tempo previsto per il lancio? Ho bisogno di quegli uomini adesso. Non ci sarà nessun lancio. Gli elicotteri non possono avvicinarsi finché non cesserà il fuoco. La squadra migliore sta arrivando dall'autostrada. Dovrebbe essere lì a momenti. C'è stato un problema alla base. Singh è scappata. Potrebbe essere in arrivo anche lei. Vai sul canale riservato 641. Ricevuto. Archer sta muovendo i suoi uomini migliori. Sale a 4000 piedi. Si aspettano che arrivi da nord, dove la ferrovia taglia il canyon. Ma ho un'idea migliore. Vuoi lanciarti? Proprio così. Mi paracaduterò su di loro nascondendomi nel fumo. È quello che non si aspettano. Liam, dovrebbe esserci una breccia nel fumo, poco più a sud. Ok. Ci dirigiamo a sud, allora. Bene, sarò lì appena presi i dischi. Gabe, quelli sembrano i migliori uomini di Archer. Cerca di non correre troppi rischi. Ok. E qui, ragazzi, la situazione si fa seria. Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Siphon Filter 2 e questa è, se non ricordo male, l'ultima missione del CD1. Proprio perché Siphon Filter 2, a differenza degli altri giochi, ha addirittura due CD. Questa è una, probabilmente, tra le mie missioni preferite, se devo dirla tutta, proprio per la sua complessità, ma al tempo stesso anche la sua bellezza. Luogo dell'impatto del C-130, quindi finalmente abbiamo raggiunto l'impatto dell'aereo che stavamo guidando praticamente all'inizio del gioco. L'agenzia ha raggiunto il luogo l'agenzia ha raggiunto il luogo dell'incidente prima di te, ed Archer ha già incaricato i suoi uomini di cercare i data disk. Il tuo obiettivo è trovare i dischi prima di loro. Fortunatamente nessuno si aspetta che tu ti paracaduti sul luogo. Puoi quindi scendere senza rischiare di essere sorpreso. Prima dell'incidente, la cassa contenente i dischi era stata spostata nella sezione di coda dell'aereo. È probabile che sia ancora lì. Ritrovala il prima possibile ed incontrati con Liam nel punto prestabilito a sud della tua posizione. Qui, tra l'altro, c'è una delle cose più difficili da fare all'interno del gioco, ovvero uccidere Archer mentre è sull'elicottero e dobbiamo sparargli praticamente in testa. Cioè, veramente assurda come roba. Tra l'altro, questi nemici al momento non sono neanche troppo pericolosi, non abbiamo neanche il tempo qui per ora. Quindi possiamo un attimo prendercela con calma, anche perché non mi ricordo se era qua dietro che c'era forse un forziere o qualcosa. Mi ricordo che c'era un forziere dove dovevamo recuperare le armi, però forse era dall'altro lato. Anche perché per ora tutti i nemici praticamente non hanno neanche il giubbotto antiproiettile. Infatti, come potete notare, possiamo sparare direttamente sul corpo dei nostri avversari. Però successivamente ci sarà una bella robetta da fare. Questa missione mi ha dato veramente veramente tanti problemi. Ecco, vedi, forse era questo. Esatto, lo sniper rifle a silenziatore, che questo sarà molto comodo. Magari non adesso, perché tanto qui sono tutti uomini di Archer e possiamo tranquillamente ucciderli. Mi ricordo che c'erano quelli. È in posizione! Eccolo! Ora! Esatto, praticamente lì sopra. Che sono praticamente i cecchini addirittura. Olè. Olè. E c'è anche quello che lancia le granate? Non dovremmo essere troppo lontani dalla fine della missione. Anche perché non è una missione lunga in termini di livello, ma è una missione difficile in termini di qualità
dei soldati che comunque incontreremo, anche perché questa stessa missione viene divisa in due fasi, ovvero la prima fase dove dobbiamo raggiungere i data disk e la seconda fase dove dobbiamo tornare indietro con i data disk, ma con una spiacevole sorpresa. Eccoli qua. Logan, stai cercando questi? Dannazione. Fatelo fuori, subito! Ecco qua. Esatto ragazzi, qui la situazione cambia, perché adesso, come potete notare, ci sono i migliori uomini di Archer che fanno praticamente solo colpo alla testa. Ecco perché ci hanno dato la possibilità di utilizzare un bel M79. Non hanno, se non ricordo male, il giubbotto antiproiettile, penso proprio di no, però sono pericolosi perché fanno tutti quanti colpi alla testa. Sono tutti praticamente cecchini. Vabbè. Sì ragazzi, qua bisogna fare attenzione perché... Madonna mia. Poi non... cioè, è più lento il... Non capisco perché... Vabbè, potrebbe anche essere un difetto del porting in realtà. No! Sono sparato da solo. Esatto, qua ragazzi facciamo attenzione perché... Ok, ci siamo. Usate le granate, ora. Madonna mia. Circondatelo. Porca troia. Non me li ricordavo spuntassero da qui. Va bene, questi li abbiamo saltati. Non dobbiamo combatterli tutti, anche perché poi non ci inseguono, quindi... però devo fare attenzione perché ora qua, se non sbaglio, devo colpire Archer. Merda. Abbiamo fallito. Sì, ragazzi, qua purtroppo... Non mi ricordo se lo posso prendere con l'M79. No, penso proprio di no. Qui, ragazzi, la situazione è un po' particolare. Questa è la parte probabilmente più difficile di tutto il gioco. Oh, l'ho preso. Che culo. Ottimo. Questa è la parte più difficile. Addio, Archer. Serve aiuto? Ho i dischi. Andiamo a prendere Chance e gli altri superstiti. Teresa ha perso il contatto radio con loro un'ora fa. Non credo che nessun altro ne sia uscito. Anche perché... Andiamo via di qui. Con l'M79, se non ricordo male, tu non lo puoi colpire perché distruggeresti i data disk. Quanto ci vorrà per ritrovare Liam Singh? Servirà del tempo, ma otterremo le informazioni che ci servono. Devo partire per la Cina oggi. Devo ricordarvi che Shin Hao non è un uomo paziente. Ancora la questione Gregorov. Se se ne fosse occupata l'agenzia, sarebbe già tutto risolto. Da, ma certo! Come i tuoi agenti si sono occupati di Liang Xing, e d'altronde chi poteva prevedere che una povera donna malata beffasse un'intera base di uomini addestrati?
Vi eliminerei tutti e darei i vostri posti a qualcuno più competente. Piantala di scaricare responsabilità. Il problema, Mara, è che mi consideri un terrorista di secondo ordine a cui interessa che cosa pensi. Abbiamo finito qui? No, ma per ora basta così. Archer è morto. Logan? Andato. Prendi una squadra e vai al Farcom Expo Center. L'NSA ha già esatto. Una squadra. Anche perché il Farm... il... Logan non abbia lasciato altre copie dei dischi in giro. Il Farcom Expo Center è del CD2. No. Guarda che non abbiamo molto tempo per finire di trattare il plasma. Deve... Avrai il tuo plasma, dottore. Inoltre la dottoressa e Emma Aramov condividono la stessa doppiatrice. L'FBI sta cercando queste due persone in relazione agli atti terroristici compiuti negli Stati Uniti nelle scorse settimane. Secondo fonti interne, potrebbero essere responsabili delle bombe nella metropolitana e nel parco di Washington, oltre che dell'abbattimento dell'aereo da trasporto militare avvenuto la scorsa notte in Colorado. Ok, così siamo stati sistemati. L'agenzia TALP in ogni centro decisionale del paese. Sapevamo che saremmo stati soli. Penso che dovresti denunciarli. Le tue foto erano orribili. Qui ancora niente? No, sono codici di criptaggio di terzo livello. Lian? Mi servirebbe una settimana per venirne a capo. Per accedervi prima avrei bisogno della chiave del codice. Ti senti un po' meglio? Tutto ok. Il siero che ti ho dato rallenterà il virus, ma non può fermarlo. Quanto tempo abbiamo? Non lo so, mai visto nulla di così prima. Non sono un dottore, ma i risultati delle analisi erano davvero strani. Ok, allora. C'è solo un posto dove andare. Il Farcom Expo Center. Holman ha detto che l'agenzia stava preparandosi per una perlustrazione. Logico. Se Fagan era così furbo da fare una copia dei file, non sarà stato così stupido da lasciare i codici nello stesso luogo. I codici devono essere laggiù da qualche parte. Hai ancora un contatto in Virginia? Lawrence Mugiari dirige un laboratorio dentro un dormitorio. Non sono ancora morta. No, è solo una copertura. Lui si occupa del laboratorio medico. Ti fidi di lui? Assolutamente. È stato un rifugiato per 10 anni a causa dell'apartheid in Sudafrica. L'ho aiutato io ad entrare in America ed è responsabile del siero che hai preso. Lui ci aiuterà. Allora andiamo. C'è poco tempo. Guarda il lato positivo. Stavolta non dovrai metterti lo smoking. Esatto, perché nel primo Metal Gear... Che nel primo Siphon Filter la missione dell'Expo Center era con lo smoking. E tu dovevi infiltrarti con lo smoking. Comunque, detto questo, per oggi ovviamente è tutto. E ci becchiamo alla prossima. Bye bye.